Grazie Presidente, ciao a tutti, Padania Libera! Posso dire una cosa io? Dimmi. Allora, questo signore qua che sta parlando è quello che ci ha messo... Mi emoziono, eh. Tantissimo di più per portare quegli scatoloni di referendum a Roma. Buona parte del merito a lui, non è... un applauso. Io scusa Giancarlo, non è merito mio, è merito di tutti i militanti. Io vi saluto dalla provincia di Como, ma appunto, come diceva Giorgetti, io vi saluto come responsabile federale della campagna referendaria, della straordinaria, epica campagna referendaria che abbiamo condotto in un momento difficilissimo in campagna, in questa difficile campagna elettorale dove ci davano per morti, ma grazie a voi, ma grazie a Matteo Salvini siamo arrivati a superare il 6%. Grazie militanti, grazie amici per le 3 milioni di firme che abbiamo portato negli scatoloni in Cassazione. Grazie, e le leggo con onore, con orgoglio, devono essere il vostro di orgoglio, per le 571.717 firme che abbiamo raccolto ai gazebo in più di 8.000 comuni da nord ma anche al sud, per cancellare la vergogna della legge Fornero per i nostri lavoratori, parlo da giovane, per il lavoro dei nostri nonni e dei nostri genitori. Quelle firme sono lì con le altre firme che abbiamo raccolto per abrogare e abolire la legge Merlina. Abbiamo preso una posizione netta, chiara, coraggiosa anche sulla prostituzione, noi della Lega, di tassarla 4 miliardi di euro, di riaprire le case chiuse per togliere i prefetti, che servono a poco, anzi non servono a nulla, sono le emanazioni di Roma sul nostro territorio che noi non vogliamo più, per togliere i concorsi pubblici agli immigrati e sulla libertà di espressione. La legge Mancino, grazie a chi ci ha creduto, grazie in primis al nostro segretario federale Matteo Salvini, che curava ogni santo giorno ogni singolo dettaglio, anche tecnico, organizzativo, di comunicazione di questa campagna referendaria. Grazie ai responsabili provinciali dei referendum, grazie al senatore, dov'è Roberto Calderoli, che era con noi in Cassazione, nelle segrete di questo, lo chiamano palazzaccio, a trasportare i carrellini con le firme, ha curato l'aspetto organizzativo, le leggi, eccetera. Grazie allo squadrone che ha lavorato in via Bellerio, io mi dimenticherò, vorrei ringraziarli tutti, ma prendo Luigi Augussori e la Maria Piera Pastore per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato tanto in via Bellerio. E grazie, questo poi chiudo Giancarlo, grazie ai militanti, il ringraziamento veramente più importante, che avete lavorato, abbiamo lavorato in questi 3 mesi al freddo, sotto la pioggia, sotto i gazebo a 35 gradi, c'eravamo e abbiamo raccolto migliaia di firme, è la nota dolente, ma ci tengo a farla perché se sono contento da una parte, da un lato su questa campagna di raccolta firme sono molto, ma molto incazzato, e uso questi 2 minuti per una riflessione e per non ringraziare qualche dirigente nostro della Lega Nord, fortunatamente sono pochi, che nei loro territori hanno raccolto poche firme, hanno fatto pochi gazebo e se ne sono fottuti di questa campagna referendaria. E questi dirigenti, qualcuno, pochi, hanno preferito in quei giorni di campagna elettorale criticare la linea vincente di Matteo Salvini, che non è solo la sua, è la linea della Lega Nord, è la linea che abbiamo sancito al congresso di Torino, dove abbiamo deciso di andare dritti avanti con la linea del basta euro. E qualcuno con tweet, con post su Facebook del cazzo, piuttosto che con articoli sui giornali, si è permesso di criticarlo, ma il 6% è arrivato lo stesso. Vergogna! Siamo un congresso, ed è giusto, è giustissimo fare analisi,
ci sono dei militanti, ci sono dei dirigenti che hanno lavorato il doppio, che hanno lavorato anche per gli altri. Non è giusto, non è assolutamente giusta questa cosa, per questa cosa sono un po' incazzato, si è capito. È stata una bella avventura la campagna referendaria. Quando eravamo a Roma, alle 7 del mattino, Luigi con il furgone abbiamo ricevuto una telefonata ed è stata una delle telefonate di incoraggiamento più belle. Arrivava da Giancarlo Giorgetti che ci ha detto: state facendo qualcosa di storico, la Lega ha fatto qualcosa di storico, in 20 anni non siamo mai riusciti a fare una cosa del genere, a portare le firme in Cassazione ad arrivare al traguardo. Questa giornata ve la ricorderete per tutta la vita e le tue parole anch'io me le ricorderò per tutta la vita. Chiudo con un abbraccio anche a tutti quei militanti che in questi anni, anche in questi giorni, sono stati colpiti dalla macchina del fango di alcuni giornali e anche dalla magistratura. Saluto il mio presidente Roberto Maroni. E gli faccio un applauso. Un pensiero infine, e siamo andati a trovarli in carcere, i nostri fratelli militanti indipendentisti che sono stati ingiustamente incarcerati. Si sono trovati la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine in casa con le mitragliette all'alba, al mattino presto. Si sono fatti dei giorni di carcere, sono ancora sotto processo. Io sono con voi e penso che tutta questa platea dimostri, insomma, cuore e vicinanza nei loro confronti. Io chiudo, e scusate se mi sono dilungato. Avanti amici, avanti ai militanti, avanti con la testa, che deve essere assolutamente sempre alta, avanti con il cuore e avanti col coraggio e con le palle. Lavorare, 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 lavorare insieme, lavorare uniti, lavorare in squadra fino all'indipendenza della nostra terra, Padania libera. Grazie Matteo.